Naturalmente Serie A, ma anche EHF Cup e Challenge Cup nel fine settimana, che coinvolgerà la pallamano italiana di massima serie e poi il ritorno del Match of the Week in diretta su Pallamano TV, la web TV della Federpallamano. Si tratta di Flavioni e Stenza in scena al Palazzo dello Sport di Civitavecchia, che mette di fronte due new entry della Serie A femminile a partire dalle ore 16:30. La partita mi aspetto di portare a casa i tre punti. Tre punti che potrebbero aiutarci molto per la classifica e sicuramente anche mentalmente ci farebbero molto bene. Sarà una partita difficile, però cerchiamo di giocare il meglio possibile, visto che siamo a casa e ci aspettiamo ad un pubblico molto grande. Sicuramente non sarà una partita facile come tutte quelle di questo campionato e noi ci stiamo preparando al meglio. Sappiamo che Civitavecchia è una squadra molto giovane, cercherà di venire cara alla pelle e noi cercheremo di andare a Civitavecchia a fare la nostra partita e a conquistare questi altri tre punti che ci permetterebbero di rimanere in scia con Bersano e Salerno, che giocherà contro Brescia. Speriamo di fare la nostra partita e di portare a casa la vittoria. Flavione Stenze, ottava giornata di Serie A femminile, dunque il Match of the Week live su www.pallamano.tv a partire dalle ore 16:30 di sabato, ma il programma della fine settimana è corposo e articolato. In Serie A maschile vale la pena di cerchiare in rosso tre appuntamenti clou, uno per girone nel programma di questa ottava giornata. Nel girone A, trasferta insidiosa per il Bressano, che prova ad allungare la propria imbattibilità, indispensabile per il primato in classifica, in casa del Cassano Magnago. Nel girone B il big match è il derby Bologna United Terraquilla Carpi, autentica sfida per il vertice. Derby pugliese invece nel girone C, con Conversano e Noci avversari al Pala San Giacomo. In Serie A femminile, Flavione Stenze a parte, si preannunciano interessanti in particolare due sfide dell'ottavo turno stagionale. Attenzione a Bressanone contro Globo Palace Biotta Teramo e Ariosto Ferrara Cassano Magnago, entrambi match che testeranno le ambizioni di classifica di squadre impelagate nella lotta di centroclassifica. A completare il programma del fine settimana, le partite nelle coppe europee. Al maschile il Romagna è ospite dello Sporting Lisbona nel round 3 di Challenge Cup, con andata e ritorno tra 19 e 20 novembre, due giorni e due partite anche per la Iomi Salerno, che nello stesso fine settimana gioca nel round 3 della Challenge Cup femminile. Le salernitane ospitano la Palapalumbo le islandesi dell'Aucar, trasferta norvegese per l'Indeco Conversano. Nel round 3 di EHF Cup femminile, pugliesi in casa del Nykøbing Falster, dove servirà un'impresa per ribaltare il 36-24 dell'andata.